Bene, Medio Calderone appoggia l'aquilone sullo scoglio, dà un tironcino al filo e si alza la nave. Aveva quel vigliacco, aveva fatto anche una nave vichinga. Aveva fatto una nave vichinga, sicché questi sono rimasti molto aperti perché si sono visti volare una nave vichinga. Il vichingo volante, il normandese volante, famosa opera, eccetera. Quindi, poi c'erano degli ingegneri della scuola più importante di ingegneria in Norvegia e hanno voluto assolutamente invitarlo alla scuola per spiegare come faceva gli aquiloni, tutte le sue idee aerodinamiche. Allora, bene, lo prendono di peso e lo portano in questa scuola nazionale di ingegneria aeronautica, lui che fa gli aquiloni di carta e canna, vi rendete conto? E gli fanno la domanda: ma lei per fare questo aquilone così, come ha studiato, che calcolo aerodinamico ha fatto? Io faccio uno scarabocchio su un disegno, io faccio un disegno e poi, cioè, mi fisso un'idea su un vecchio quaderno, cioè lui usava le vecchie agende, le agenzie buttavano via. Dice, io faccio uno scarabocchio e poi dopo so che lo comincio a costruire e poi costruendo piano piano riesco a capire. Sabioni Oneglie, sono nati il 5 del 25 ottobre. Queste qui si chiamano giunchi, non è vero, queste qui si trovano nei fossi, si trovano dove c'è dell'acqua, si tagliano in agosto e poi dopo si asciugano e si mettono nel sollaio che qui quando ne ha bisogno vengono bagnati e adoperati, perché si rompono delle volte, se non sono buoni si rompono anche se sono umidi. C'era la parte da fare la stuoia, la parte da fare le borse. Vengo anche fotografata, no? Sì, oppure e si faceva tante parti, con una parte si faceva le stuoie, con una parte si faceva le sporte più buone, con una parte si faceva le sporte ad andare a lavorare. Queste qui sarebbero le sporte più ordinarie che si faceva, mentre facevamo delle borse che del 65-66 andavano a Firenze alla fiera, che prendevamo più di un muratore in casa. C'era una cooperativa che veniva tutti i sabati col camion a prendere le stuoie, quelle sporte tutte, e poi si davano, insomma, fu gli anni che si cominciò a vivere un po'. La cooperativa fu formata da soci, si formò questa cooperativa Villanove e come si chiamava? Cooperativa Vallivole, perché c'era la cooperativa agricola che andavamo anche nei campi d'estate, braccianti. Ed inverno si chiamava
La cooperativa che è qua, la chiamava cooperativa Valivole, la nostra cooperativa, la quella dal Sportel. Certo. Qui era la cooperativa agricola e la cooperativa Valivole. Adesso questo più che altro si fanno per fare la dimostrazione, perché non si trova più la materia prima, perché allora poi andavamo in campotto a tagliarli in bicicletta il lunedì, andavamo in campotto con dei zoccoli, un po' il pane per la settimana, così, poi si dormiva in un casone sulla paglia, che la notte al sorghi giravano per le rotonde, ma faceva di sì, ma la stanchezza era talmente grande che dopo non sentivamo più, non le vedevamo più neanche le toppe. E questo è un capanno? Questo qui tipo cantina. Questo qui interrata, dovrebbe. Interrata, e il pavimento è di terra battuta, insomma, non pietre, non niente, insomma. È terra battuta, con due gradini che mantiene il fresco, il vino, carne di maiale, insomma, prosciutti, tutta roba che da mangiare, insomma, che si mangia durante l'inverno, l'estate, insomma. Ed inverno lì in settembre, ottobre, tagliavano la canna nelle valli, sì, e con l'amsura, perché prima era l'amsura, non la macchinari come chi adesso, l'amsura, sì, un falcetto con un manico così lungo, un po' curvato, per stare un po' dritti, sennò perché a me dire greco con l'offerta, allora con la falce così lungo il manico, facevano due o tre falciate, poi così, e poi la legavano con due o tre gambi di canna, non con il filo, perché allora il filo non c'era mica, il filo di nylon. E poi la canna era molto differente, perché tagliarla con l'ansura si andavano a raccogliere la più bella, dove c'era poca sporcizia, insomma. E invece adesso tagliando a macchina va su tutto. Allora dopo, quando si mette su lì nel coperchio, quella robaccia lì bisogna levarla, sennò dopo il tetto dura meno, perché ci sono tanti particolari, insomma. Perché questa qui serve, quella canna che è mollata. Dio butta una bait, mollata io vesso. Ecco. Ho usato. Ecco. Perché hai i gradini alla rovescio, allora si dopo nel senso inverso. Si chiama Verdialet Romagnol e Tanabed. Insomma, è capito, grosso modo, insomma. Non è un nome italiano, è difficile. La sbattola anche, insomma, ci sono tanti modi da chiamarlo. Però è vero il nome dialetto è Tanabed. Noi quando abbiamo incominciato, i miei maestri, insomma, adesso sono morti perché insomma avrebbero 100 anni, però dicevano, voi in dialetto, dicevano, voi tabac, non domandate niente, guardate come facciamo noi. Allora pian piano si impara lavorando, però mai domandare niente, cioè si domanda poco quando si lavora, capito? Sto costruendo dei richiami di caccia per la campagna, questi qui sono per la caccia in campagna, la caccia delle pavoncelle, pivieri, e ce ne mettono 20-30, in modo che gli uccelli che passano guardano, cioè, le anitre vive. Il giunc che nasce nelle valli dove c'è acqua dolce, che lì c'è questo giunco, è anche una zona anche protetta, dato che io sono autorizzato da 20 anni, 18 anni, che posso andare a farmi le mie raccolte, che se non si trova lì non si trova più in un altro posto. E poi si trova anche poco adesso, sono subentrate quelle nutrie che sono in giro per tutte le zone, che all'inverno, che sono scarse di roba da mangiare, mangiano le radici di questa roba. Questa roba qui si raccoglie verde, mettiamo un fascio che diciamo 50 kg, quando è seccato rimane 5 kg, cala 45 kg. Non marcisce mai questo materiale qui, non marcisce mai. Questi qui seccarsi ci vuole 20 giorni. Poi c'è questa qui che è la tifa,
questa qui che è la tifa, che ora io ci faccio qui uno, un'incamicciatura di sopra, almeno dalla parte della schiena, che dopo ci metto, quando si dà la vernice, solo tre così, quando vengono stretti lì, e poi la testa fisciata, che si infila dentro. Ho imparato guardando, tutto quello che faccio ho imparato guardando, non ho mai fatto un corso, non ho mai fatto, io vado a insegnare adesso, faccio il docente, però io non sono mai stato a scuola. Quando io ero ragazzo, in questa zona, non è come la vedete voi che là di là, dalla parte di là sul lato destro ci sono gli alberi, da questa parte ci sono gli alberi, no? Là c'era una piccola spianata che quando avevo 19 anni, 18-19 anni, abbiamo cominciato a giocare a baseball. Ma scendendo appena, uscendo dalla spianata, erano tutti sassi. Questa possibilità di avere tanti sassi ha permesso a molte persone di lavorare venendo al fiume. Quando il fiume decresce, cioè l'acqua diminuisce perché ha smesso di piovere, quindi il fiume continua il suo percorso, la prima persona che viene giù di solito, perché i sassi sono ancora bagnati, è il vagliatore. Lui raccoglieva prima tutta la sabbia, poi se era necessario con il piccone faceva delle buche, prendeva su quello che trovava dalla buca, poi contro questo telaio buttava i sassi, ma buttando i sassi raccoglieva anche la sabbia. Allora, la sabbia passava oltre, il sasso grosso non passava, passavano quelli più piccoli. Fatto questo lavoro, lui accumulava dei mucchi di sassi un po' dappertutto. Ed ecco allora che arrivava un signore, in Macabrezza, che prendeva e veniva giù con tre martelli, un martello grosso e due più piccoli, e faceva dei cumuli dove c'erano i cumuli di sassi, con il badile li raccoglieva per bene, per avere il mucchio di sassi vicino a lui, e quindi cominciavano a picchiare con il martello grosso per spaccare i sassi. Fatto il lavoro con il sasso grosso, dopo prendevi il martello più piccolo e loro erano bravissimi, perché io li ho visti lavorare come facevano, sceglievano i sassi, sapevano perfettamente qual era il sasso che conveniva conservare, perché poteva servire per fare altri lavori, per esempio per fare il scatolato delle strade o per fare anche case, perché una strada è un lungo percorso, quindi non si poteva pensare per chilometri che la gente si mettesse lì a spianare la strada, poco metro per metro, chilometro per chilometro. Allora si era trovata una soluzione, serviva il sasso spaccato, e quindi qui sono nati tutta una serie di mestieri che in qualche misura sono stati indotti dal lavoro del macabrezza e dal lavoro del vagliatore, perché per portare i sassi serviva un biroccio, per fare il biroccio ci voleva, conveniva prendere un cavallo, per attaccare il cavallo ci volevano delle redini, per fare le redini ci voleva il sellaio, eccetera eccetera. Allora, buongiorno a tutti, benvenuti qui a Nonantola, e siamo in partecipanza, terra antica, origine di Nonantola, e qui è la casa della guardia in via Due Torrioni, e ci sono tante cose. Allora, intanto c'è il Museo della Civiltà Contadina, dove ci sono diversi volontari che vi possono far vedere, vero, le cose. Abbiamo nonna Lucia che fa la tela, perché qui si lavora in collaborazione Centro Educazione Ambientale di Nonantola e i volontari del Centro Anziani, e questa è di proprietà della partecipanza, quindi capite, abbiamo messo insieme appunto tutte queste energie sul territorio, grazie a questo possiamo fare tante cose. E oltre a questo, un'altra cosa importante da visitare è il Sentiero dei Profumi degli Antichi Sapori. Che cos'è? È un campo catalogo dove sono state piantate delle erbe officinali, ma anche dei frutti di una volta, e quindi anche là troverete appunto le persone che vi spiegano. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 stamattina mi sono alzata, mi risaia, mi tocca andare tra gli insetti e le zanzare. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 tra gli insetti e le zanzare, un duro lavoro mi tocca fare, mamma mia, che tormento. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao,
col suo bastone. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 un gatto in piedi col suo bastone. E noi curve alla c'è chi dice che il vino fa male, è tutta gente, è tutta gente. C'è chi dice che il vino fa male, è tutta gente da ospedale. Ne ho bevuto tanto e non mi ha fatto male, l'acqua fa male e il vino mi fa cantare. Ne ho bevuto tanto e non mi ha fatto male, l'acqua fa male e il vino mi fa cantare. C'è chi dice che l'acqua è squisita, è tutta gente, è tutta gente. C'è chi dice che l'acqua è squisita, è tutta gente arrugginita. Per l'asso faceva un paiolo di acqua bollente e poi si metteva a bagno, che abbiamo là un recipiente grande là di sasso, si metteva tutta la roba lì dentro, diceva un po' si smoglia, si metteva a bagno con acqua appena tiepida e poi si dava su, giù, un po' alla brusca così. E poi dopo si buttava via quell'acqua lì, si metteva altra acqua pulita, tutta la biancheria tutta composta lì dentro, tutta bella stretta, e poi sopra si metteva un bel telo, un telo fitto fitto, che andava giù solo l'acqua bollente e la cenere non andava giù. Poi si buttava su, si copriva dopo, si metteva su tanta cenere, uno strato di cenere così. E poi dopo si metteva dentro tutta l'acqua, piano piano, l'acqua bollente, e poi si copriva, si tirava su, la cenere stava lì fino al mattino, l'acqua pian pianino andava giù, insomma diventava come un'acqua di come adesso facciamo con i detersivi, diventava una lisciva. E beh, la roba bella bianca veniva, questi lenzuoli di tela. Si lavavano sempre in due, con una gran panca, avevamo una panca da qui e là, e poi in due e sbatti. Si cominciava la mattina presto e poi verso pomeriggio poi avevamo finito, ma in due. E ogni quanto si faceva? Sa, spesso no, perché c'era troppo da fare, da tribolare. Non è come adesso che ogni 10 giorni uno cambia i lenzuoli, se appena un po' di sudore si cambia, si lava, perché si fa presto, A quei tempi ci voleva insomma anche 20, anche un mese. Sì, si girava anche le lenzuola. Sì, noi poi per l'usanza lì no, perché dicevamo cosa vuoi girare, che poi si sporca anche il materasso. Allora ho detto lasciamo stare così, ecco. Riguarda l'idea stessa però di narrazione, quando un anziano, poi dico un anziano, poi sono diventato anziano anch'io nel frattempo ovviamente, anche Walter, mi ricordo quando facevi insieme che ero molto più giovane, e quando un anziano racconta una cosa, è importante la cosa che racconta, ma è anche importante che la racconti, perché vedete, uno dei passaggi importanti dell'educazione ambientale degli ultimi 20 anni è stata proprio quella di passare da un approccio, come si può dire, di natura scientifica o naturalistica, nomenclatoria, il riconoscimento dei nomi, che pure è importante, sì, ben chiaro,
a un approccio in cui si è capito che l'ambiente non è solo la natura, ma è il rapporto fra l'uomo e la natura. E allora se il rapporto, se l'interazione, il confronto, lo scontro durissimo tra l'uomo e la natura vissuto nei secoli, l'idea che se ne fa l'uomo è racconto. Fare educazione ambientale vuol dire dare dei dati e dare dei racconti. Nella mia vita personale è stato molto importante avere in casa, io sono figlio di un maestro elementare, oggi novantenne, avere in casa un raccontatore. Non impari solo le cose che ti dice, ripeto, impari a raccontare, il fascino del racconto, che è la capacità di ricostruirti tu una tua idea dell'esperienza. Allora c'è l'esperienza e c'è la tua ricostruzione. Ed è importante avere queste due testimonianze. Io credo che sia educazione storica oltre che ambientale, perché la storia è sempre questo, è un insieme di dati e poi un insieme di persone che in base a diverse finestre che hanno su quei dati la ricostruiscono in un modo o nell'altro. E una terza e ultima considerazione che voglio fare è che certamente tutto questo è molto importante nel rapporto con le scuole, oggi che finalmente, consentitemi ovviamente una presa di posizione radicale, che finalmente sembra che sia per essere spazzata via la scuola della Moratti, una scuola che con l'ambiente non voleva più fare i conti, oggi abbiamo il dovere di riprogettare una scuola capace invece di continuare a fare i conti con l'ambiente e tutte le sue manifestazioni. E se questo ambiente si presenta sotto forma di testimoni dell'ambiente, come sono coloro che hanno vissuto per anni l'ambiente stesso, l'ambiente è ancora più prezioso. Quindi io ho sempre cercato di collaborare con questo progetto, continuerò ancora a nome della mia università, della mia facoltà e del mio dipartimento. Credo che dovremo andare avanti e anche credo che abbiamo la responsabilità però di fornire ai centri anziani non delle indicazioni normative, ma delle suggestioni, delle idee anche meno casuali, perché ci sono anche esperienze in giro per il mondo che forse fatte conoscere possono innestarsi bene su questa splendida regione e dare ulteriori possibilità di sviluppo a queste forme, a queste esperienze, a queste relazioni educative. Grazie.